Ah oui, c'est un paese, un café, au sol du paese, que di una fare che conta assai della farone. Di una farone per noi, che siamo impiegati in mairie, come uvatore, di geraglio, quello di battimento, di una ricchezza maggiore qua per noi. E abbiamo visto che vi stuzzicate un po', c'è Magagna. C'è Magagna, ci montiamo a Praseca, tra un e l'altro, voilà, ouais. Di avuto il paese, bon. C'è appena di gioia e di allegria qua, quand ils andano a Troia. E segui con l'amico, voilà, passa un momento a bere un caffè, qua. Penso che di ciò che ci vuole, qua, per me. Qui devo solo guardare di paese, di contunque per niente, contunque come una casa, sì. Ben oui. Io a mio caso, a mio lavoro, voilà, devo dire già tanti, che sono qui. Quindi è appena come un servizio che vuoi rendere a niente, a prendere il caffè? Mica un servizio, ma per bella pena di mondo, voilà, tutto il mondo si riunisce. Mi sento appena obbligata di aprire tutte le mattine e sono aspettata da una porta. Se il remedio sono qui, è lì. E mi sento obbligata di aprire. Anche di urte non ho mica l'asso, mi vengo in stessa. In più di un caffè, in paese c'è un codastro di merci. Faccio un vero. Petit caffè? Come quello di Nathalie che la compro 5 anni fa. C'était un commerce qui existait déjà et qui était déjà ouvert à l'année. Et c'était ça qui nous intéressait. Reprendre un commerce uniquement ouvert à la saison, c'était pas ce qu'on cherchait, en fait. Parce que commerce de proximité dans un petit village, avec la petite table dehors pour prendre le café, ce côté relationnel, c'était vraiment ça qui nous a attirés. Un andadura militante a Prodi Baisan. Là, on rentre dans la période où financièrement, c'est absolument pas rentable. Donc si on le fait, c'est déjà parce que financièrement, on y arrive parce que la saison nous apporte une trésorerie qui le permet. Et parce que on est quand même à peu près 200 dans le village et que c'est important de maintenir un commerce de proximité. Allez, merci Patricia, bonne journée. A fare scarso in i piccoli paesi c'è anche una seconda pizzeria in Canari aperta la Nadasana. Allora chi c'è come roba appena di queste pizzerie? C'è appena tutto, che i nostri prodotti, quando c'è il formaggio di Bastore Patrick, di Amon di Bodina, Sabrina, di Pecore, donc voilà, Fiaretti, c'è appena di tutto, basta, cosa gioco il becco un pacco, il libro è persone appena anziane, sì, finta al metà di Gabigorso, Donc veramente tutto Rugione di Gabigorso, Olcani, Oliastro. Questo paese non ha mica la chance forse di avere una pizzeria. No, c'è più nulla. Di preso lo faccio 20 anni. Che faccio che? Voilà. Mi conoscono come mai capito, eh? Voilà, sono i miei. Se ci uimo i commerci non c'è più nulla, eh? Voilà. Donc siamo qui. Sarei mai ricco, ma sono qui. Siete ricchi con tutto di sbagliati o stebalizzati? Beh, è un paese. Il più bello del mondo, per me. Ma ciò che permette di mantenere a via quella di vita in paese è di aso scuola. Sempre vive in Canari e mica pronta ciò è so burte. Bonjour. Bonjour. Merci de vous recevoir. Bonjour les enfants. Alors c'est une classe unique, c'est voilà, ça? C'est une classe unique. J'ai des élèves de la moyenne section jusqu'au CM1 cette année. Il y a 10 élèves. Les enfants viennent de Canari, mais pas que. Les enfants viennent de Canari, de Oliastro et de Barretali. D'accord. Avoir l'école au village, ça reste quand même une chance quand on connaît c'est les classes surchargées. Chance, c'est un plaisir de travailler dans son village. Et c'est aussi... moi, j'aime bien la classe unique. Pourquoi? On change un peu. On voit tous les niveaux. Et on les voit évoluer. Non, qu'il fait pas froid. Le froid, ça conserve. Ça conserve le froid. Ricco di commercianti e di paesani, Canari è forse il luogo più bio e dinamico di un bonante di questo Gabigorso.